Sabato 14 settembre 2013, negli spazi dello studio dentistico Centro Salute Orale di Bologna, si è aperta l'esposizione La vista questa sconosciuta, con le opere di Gloria Fuzzi Pascoli. Un percorso introspettivo attraverso i colori e la dissolvenza delle forme, grazie alla forza espressiva di un'artista poliedrica che spazia tra pittura, poesia e musica. Insolita ed effetto la location, uno studio dentistico d'avanguardia. Salve, il Centro Salute Orale unisce la passione per la scienza e l'arte medica con quella di innumerevoli manifestazioni artistiche, tra le quali delle mostre di quadri, degli eventi legati comunque sia sempre nel campo dell'arte, della musica, delle altre attività polifunzionali e delite di accogliervi per poter soddisfare tutti i vostri desideri. Beh, insomma, io che sono un artista, grazie di aver militato nella nostra associazione culturale, che farà benissimo a tutti i pazienti, perché appena arriveranno diranno: beh, forse questo dentista non ci farà tanto male, ama l'arte e quindi avrà più umanità. A presto! Con la luna è bello pensare, mentre il mare continua il suo canto, camminare tra l'acqua e la sabbia, inciampare e poi cader giù. L'aria è fresca, c'è solo silenzio, un rumore lontano, cos'è? Un deserto di sabbia, io vedo, e se adesso sono qui e penso a te, io non so perché sono qui e penso a lui. Conoscere, sai, è difficile ormai, perché il tuo amore lo sai, io salvare vorrei, però il mio cuore batte per lui, il tramonto è triste ormai, attendere l'alba non si può più, in un istante come si fa a capire che in un istante ti ho visto morire. Il chiarore dell'alba mi sveglia, sono seduta vicino a una barca, tanti brividi allora di freddo, ricoprirmi con cosa non so. L'aria è fredda, c'è solo silenzio, un lontano rumore. Occhi voi, strumento per vedere la bellezza del cosmo e della vita, occhi che raccolgono la sapienza e la tramutano in messaggi attraverso l'arte, la poesia, la vita. Scrive Gloria Fuzzi Pascoli nel catalogo dell'esposizione, invitando con le sue opere ad osservare il mondo cogliendone ogni sfumatura, per poter così anche sognare ad occhi aperti. Con la luna è bello pensare, mentre il mare continua il suo canto, camminare tra l'acqua e la sabbia, inciampare e poi cadere giù. Il sogno è come l'ombra di una grande messa in scena. Il sogno prende l'uomo, gira tondo della mente. Il sogno è tutto tondo come il mondo in un baleno. Il sogno in questo mondo ti riporta nelle sfere. Il sogno chiude gli occhi sulle ali della gente. Il sogno abbassa il ritmo delle corse e degli stolti.
sogno ti avvicina alle cose che non hai. Il sogno ti apre gli occhi sulle cose che farai. E gira, gira, gira senza chiudersi mai il cerchio della vita che non chiuderai mai. E gira, gira, gira la tua testa tra le mani, il filo infinito, la tastiera del domani. Alle cose che non hai, il sogno ti apre gli occhi sulle cose che farai. E gira, gira, gira senza chiudersi mai il cerchio della vita che non chiuderai mai. E gira, gira, gira la tua testa tra le mani, il filo infinito, la tastiera del domani. Il sogno ti avvicina alle cose che non hai, il sogno ti apre gli occhi sulle cose che farai. Una visione d'un'arte personalissima ed originale, quella di Gloria, sottolineata anche dal critico d'arte Franchino Falsetti nel corso del vernissage. Buonasera, sono particolarmente interessato questa sera ad essere qui per presentare questa, in modo molto breve, questa mostra, perché Gloria Puzzi, che conosco già da un po' di tempo, ha espresso con un particolare suo interesse una certa caratterizzazione dell'arte. Diciamo che non è da prendere in considerazione quelli che sono i cosiddetti luoghi comuni che riguardano la, diciamo, l'aggettivazione dell'arte in generale, ma invece è importante cercare di investigare rispetto a quella che è la sua produzione. Una produzione che non si presenta in modo, diciamo, continuo, omogeneo, è una presentazione delle sue opere che è particolarmente variegata, perché il suo carattere, che risponde a un certo eclettismo, vaga di volta in volta su oggetti, su soggetti che eventualmente possono interessarla, coinvolgerla, fondamentalmente non tanto sul piano, diciamo così, speculativo, ma sul piano, appunto, diciamo così, di soddisfazione della visione. Perché in effetti Gloria ama soprattutto l'estetica della visione, ama e abita all'interno di quelle che sono, diciamo così, le condizioni per cogliere nell'immagine tutto ciò che può eventualmente ricrearla e soprattutto, è vero, renderla quanto mai soddisfatta, perché in effetti Gloria nell'arte trova soprattutto delle risoluzioni chiave psicologiche. C'è un altro elemento che va considerato, è che Gloria non è soltanto un amante della visione pittorica o della visione artistica, è praticamente un protagonista dei cosiddetti linguaggi espressivi, perché in effetti bambina il linguaggio della poesia, il linguaggio della musica, il linguaggio della drammatizzazione, della teatralità, il linguaggio appunto pittorico, i linguaggi praticamente della espressione non visibile. Non voglio in questo caso approfondire ancora di più, ma certamente mi sembra importante suggerire a Gloria di continuare questo tipo di ricerca, di approfondimento in modo particolare, pensando anche che il titolo della mostra è La vista, questa sconosciuta. Ecco, bisogna mettere in evidenza che la vista non solo come finalità ma come medio,
cioè non pensare che la vista sia conoscenza, ma la vista è metodo, motivo, medium per conoscere. Sei stato troppo carino, veramente. Grazie.